PSG e Manchester United apre il girone di consolazione per nono, decimo, undicesimo e dodicesimo posto. Si apre con un gol annullato a Rafael Fernandes per fuorigioco. Partita molto divertente, soprattutto nel primo tempo, con azioni da una parte e dall'altra. Guardate che bel gol per esempio di Wedley, che di solito è un difensore, oggi fa l'attaccante e segna con un bel diagonale alle spalle di Douglas per il vantaggio dello United. Primo gol in questo torneo per il numero 6 Ethan Wedley, molto alto, molto potente, ma anche tecnicamente notevole, come dimostra questa rete. Passano però pochi istanti e pareggia subito il PSG. Dalla destra Rafael Fernandes mette in mezzo, che lei manca il colpo di testa, ma poi di destro si ritrova la palla tra i piedi e non può sbagliare. 1-1, primo gol anche per Christian Kelley, poco utilizzato nelle prime tre partite dalla PSG, ma è un giocatore che comunque trova la rete. Ancora Manchester United, l'azione di Mohamed che entra in area, pallone poi per il destro di Cole Sims, trova l'opposizione di Douglas. Bella parata anche del biondo portiere francese. L'azione continua e guardate che bel gol del numero 7 Thwaites, il più giovane dei giocatori di questo torneo, nato nel dicembre 2007, trova un bellissimo gol per coordinazione ed esecuzione ed è il 2-1. Ma anche qui il PSG pareggia immediatamente. L'azione di Kelley, il destro, respinto un po' incertamente da Forshaw e arriva il pareggio allora di Kouamdi. 2-2, il primo gol anche per il numero 2 del PSG, Ilian Kouamdi, il pareggio del PSG. Si chiude così il primo tempo sul 2-2. Subito in gol il Paris Saint-Germain in avvio di ripresa, squadra quasi tutta cambiata. L'azione però porta ancora la firma di Fernandes al centro, un po' di esitazione in difesa dello United. Realizza il gol Elanach, il numero 4 Naunfel Elanach, secondo gol di giornata dopo quello su punizione contro il Corinthians. 3-2 per il PSG, risultato che non cambierà più, 3 punti per i francesi, che partono bene con il piede giusto in questo girone di consolazione. Gioca meglio il PSG, ma lo United di contropiede nel finale, una grande occasione con Ashton Missing, 3 contro 1, non passa Wedley, prova ad andare da solo, il destro però è debole, la parata di Douglas, qui si fa, deve farsi perdonare qualcosa allo United. Vince il PSG 3-2.